Ciao e benvenute nel mio canale. Oggi nuovo video tutorial. È un tutorial che mi avete chiesto in tante e quindi ho deciso di farlo. Tempo fa ho fatto un tutorial di una copertina col fiore in 3D. E di cui si vedeva anche il bordino. Io il tutorial l'ho fatto della mattonella, però avendo mostrato la copertina è piaciuta a tante e adesso mi chiedono insomma di fare il tutorial del bordino e quindi ho deciso di farlo. Ho fatto un campione delle mattonelle, ho fatto due mattonelle, quindi faremo attorno il bordino. E niente, per chi volesse andare a vedere il video, copertina bebè con fiore in 3D, i video non sono tanti, quindi lo trovate facilmente. Comunque, magari vi lascio il link nell'info box. E niente, partiamo con il tutorial. Come dicevo, ho fatto due mattonelle, le ho unite e adesso attorno faremo il bordino. Ci saranno gli angoli, quindi sarà tipo una copertina in miniatura. Andiamo ad iniziare. Allora, vediamo se zoomiamo un po'. Quindi partiamo con l'affrangare il filo nel set di 4 maglie alte precedente l'angolo e affranghiamo il filo proprio al centro dei bastoncini. E partiamo con 5 catenelle, 3, 4 e 5. Facciamo una maglia alta nel primo spazio che andiamo ad incontrare. Abbiamo ottenuto il primo archetto. Facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo e facciamo una maglia bassa al centro dei due delle 4 maglie alte sottostanti. E facciamo una maglia alta. Così abbiamo ottenuto 2 archetti. Adesso facciamo l'angolo, 2 maglie, catenelle, prendiamo il filo e andiamo a fare una maglia alta nell'angolo. Facciamo 3 catenelle, prendiamo il filo e facciamo la seconda maglia alta nell'angolo. Lontano un po', mi sa che non l'ha messa a fuoco. Sembra che si vede. Allora, facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo e nel prossimo set di 4 maglie alte sottostanti, al centro facciamo una maglia alta. 2 catenelle. Prendiamo il filo, una maglia alta nello spazio sottostante. Attimo che, ecco qua. 2 catenelle e una maglia alta al centro delle due, dei 4 punti alti.
E così proseguiamo per tutta la circonferenza della copertina, in questo caso del campione. E otteniamo il primo giro fatto, diciamo, tipo filè di bastoncini e catenelle. Nell'angolo fate i due bastoncini con 3 catenelle e ci vediamo alla fine del primo giro. Allora, fatte le 2 catenelle alla fine del primo giro, mi vado ad puntare l'uncinetto nella terza catenella dell'inizio del giro. E fermiamo con una mezza maglia bassa. Io ho fatto questo primo giro d'archetti alla copertina per avere la possibilità di infilare all'interno degli spazi, così vedete. Un nastrino di raso oppure, come ho fatto io, un cordoncino di seta per abbellire la copertina. E poi ai 4 angoli ho fatto un fiocchetto per ogni angolo. E comunque, se andate a vedere il video della copertina, è spiegato tutto. Adesso proseguiamo per il secondo giro. Quindi attimo che devo fare mente locale. Quindi all'interno qua facciamo i bastoncini 3 catenelle qua. Mi serve una maglia alta, quindi facciamo 3 catenelle per sostituire la maglia alta. Poi facciamo 3 catenelle ancora e andiamo a fare una maglia bassa non nel primo spazio, ma nel secondo. Una maglia bassa. Facciamo 3 catenelle e andiamo nell'angolo, vedete? E nell'angolo facciamo 8 maglie alte, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8 maglie alte. Facciamo, giriamo, facciamo 3 catenelle e andiamo non nel primo spazio, bensì nel secondo, e facciamo una maglia bassa. Facciamo di nuovo 3 catenelle e andiamo a fare lasciando sempre uno spazio. Adesso proseguiamo, saltiamo il primo e andiamo nel secondo e facciamo 6 punti alti. 2, 3, 4, 5 e 6. Facciamo 3 catenelle e puntiamo l'uncinetto nel secondo spazio.
1, 2, 3. Andiamo non nel primo ma nel secondo a fare le 6 maglie alte e dobbiamo proseguire così per tutto il giro facendo gli angoli con 8 punti alti e adesso vediamo un po'. Così, facendo gli angoli con 8 punti alti per dare modo al lavoro che faccia insomma l'angolo senza difetto, insomma, e giri bene. Poi proseguiamo sul lato dritto facendo sempre 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e saltando uno spazio. Sempre saltando uno spazio, vedete? E poi fate 6 punti alti, 3 catenelle, un punto basso, 3 catenelle e 6 punti alti. Per quanto riguarda sulla linea retta, fate sempre 6 punti alti. Invece nell'angolo fate 8 punti alti. E proseguiamo così per tutto il secondo giro, ci vediamo alla fine. Allora, siamo alla fine del secondo giro. Andiamo a puntare l'uncinetto nella terza catenella contando dalla base 1, 2, 3 che andrà a sostituire un punto alto. Quindi io ho fatto 5 punti alti. E le 3 catenelle andranno a sostituire il sesto. Fermiamo il tutto con un mezzo punto basso e abbiamo finito il secondo giro. E per quanto riguarda il primo giro, dovete quando fate il tutto il primo giro, il contorno insomma della copertina, calcolare che il motivo è diciamo si ripete su un multiplo di 4, quindi su ogni linea retta dovete avere un numero divisibile per 4 e poi naturalmente ci sarà l'angolo diciamo extra. Così non vi mancheranno, insomma, poi nel secondo giro, magari archetti sotto. E niente, adesso partiamo per il terzo ed ultimo giro. Quindi facciamo sempre le 3 catenelle che andranno a sostituire il punto alto e altre 4, quindi in tutto 7 catenelle. Andiamo a fermarci sulla maglia bassa con un'altra maglia bassa. Facciamo 4 catenelle e andiamo a fare un punto alto nel primo punto alto dell'angolo, sul primo punto alto. Adesso facciamo 3 catenelle e formiamo un picot. Chiudiamo mezza maglia bassa. Una catenella e un altro punto alto nel prossimo punto alto. 3 catenelle. 3. Formiamo il picot. Chiudiamo a mezza maglia bassa e una catenella. Praticamente su ogni punto basso sottostante andiamo a fare, su ogni punto alto, dico bene, andiamo a fare un altro punto alto, un picot ed una catenella. Quindi proseguiamo. 3. Una catenella, un punto alto sul punto alto,
1, 2, 3 catenelle, una maglia, mezza maglia bassa, una catenella, un punto alto, 1, 2, 3 catenelle, picot e una catenella. Proseguiamo, punto alto, picot e catenella. Facciamo l'ultimo. Una, due, uno, due, tre, quattro catenelle. E andiamo a fermarci con una maglia bassa sulla maglia bassa. E questo è l'angolo. Vedete? Adesso fate la stessa cosa per quanto riguarda le 6 maglie alte. 4 catenelle su ogni maglia alta, una maglia alta, distanziate da un picot e una catenella, e così per tutto il giro. Ho fatto il picot, l'ultimo picot. Adesso andiamo ad agganciarci nella terza catenella e chiudiamo il giro con un mezzo punto basso. Facciamo una catenella e tagliamo il filo ed ecco il bordino. Allora, una cosa vi voglio dire. Dunque, io ho fatto la catenella dopo del picot e ho fatto 4 catenelle, insomma, prima della maglia bassa che distanziano i due ventagli, 4 e 4. E il risultato è così bello ricco, un po' riccio, insomma. E l'ho fatto di proposito. Se voi volete farlo un po' più che stia dritto, che si apra di più il ventaglio e non faccia questo effetto un po' ondulato, potete fare il picot senza fare la catenella, così non si apre tantissimo il ventaglio, e potete fare 3 catenelle anziché 4, 3 e 3, e quindi vi verrà un po' più piatto, diciamo. E niente, il tutorial è finito. Io mi scuso se non sono stata molto chiara, però ho avuto un po' di difficoltà per fare questo tutorial in quanto la copertina per ovvi motivi non ce l'ho più e ce l'ha insomma la proprietaria. Quindi dal mio stesso video ho riprodotto il tutto e quindi magari non sono proprio stata chiara. E apprezzate la mia buona volontà e niente, ci vediamo al prossimo tutorial. Un abbraccio a tutte.